Ciao a tutti ragazzi e bentornati sui Due Tra i Tanti. Io sono Angeron e oggi siamo su This War of Mine. Beh, che dire di questo gioco? È un gioco molto particolare, un gioco profondo, pieno di emozioni, pieno di contrasti, sì, perché andando avanti nella storia avremo molti contrasti dentro di noi e dovremo decidere se fare certe cose o non farle, cose sbagliate umanamente, ma che quando siamo in guerra non conta più nulla, non ci sono più regole in guerra, ecco. Beh, direi che possiamo cominciare, no? Ho visto che hanno aggiunto una modalità, almeno penso che l'abbiano aggiunta, magari non l'ho vista prima, ed è la scrivo la mia storia. Come potete vedere, possiamo decidere che personaggi inserire subito. Possiamo decidere in quanti giorni resistere, l'intensità del conflitto, arriva l'inverno, asprezza inverno, lunghezza dell'inverno e anche la mappa della città. Ma a noi non frega un cazzo. Noi faremo la modalità normale, sopravvivremo. Sopravvissuto per 16 giorni. Sì, come vedete io. Come potete vedere, ho già giocato a questo gioco, ma non tantissimo. Infatti, ho avuto già un riscontro negativo. Mi trovo in difficoltà perché non capisco una. Ok, facciamo questo. E cominciamo. Come detto prima, le regole in guerra non esistono, c'è solo la sopravvivenza. E quindi vedremo come andrà questa avventura. È un gioco gestionale, questo me lo sono dimenticato. È un gioco gestionale che comunque è basato su un minimo, ecco, cioè chiamiamolo action, però un minimo di action nel quale comunque un po' di ansia l'avremo, ecco. Che dire? Cucina. Non abbiamo un cazzo, quindi direi che cominceremo a terminare la giornata e a vedere dove possiamo andare. Direi che Pavle, che è il nostro velocista di fiducia, questa notte andrà a rovistare. Il nostro Anton, che non conosco, gli faremo far la guardia. Lei che è malata, la faremo dormire. E Slata farà la guardia insieme ad Anton. Complesso residenziale rimasto quasi del tutto intatto, in una zona tranquilla di piccole case con portici, giardini e parchi giochi. Alcune di queste case sono ancora abitate. La gente cerca di condurre una vita normale lì dentro. Beh, io eviterei, se ci fosse un'altra casa, un altro edificio, eviterei di andare già a scassare le palle ad altra gente. Pare che nonostante tutto alcune persone continuino a vivere lì. Niente, abbiamo solo edifici abitati. Stazione di benzina saccheggiata. Anche se. Beh, dai. Ok, stazione di benzina saccheggiata. Non abbiamo nulla, quindi non ci possiamo preparare. E via. Partiamo per la nostra prima notte di guerra. Ci muoviamo sempre con circospezione. Non si sa mai chi potremo trovare. Già subito materiali. Questi sono materiali utili per costruire. Questa è legna. E con questi materiali possiamo cominciare a costruire, come posso dire, i componenti che potrebbero rendere la nostra casa, la nostra big casa, un po' più abitabile. Riuscissimo a trovare anche dei componenti per fare una bella stufa, l'inverno non ci farebbe più paura. Ok. Sembra che non ci sia nessuno. Ottimo, allora. Tabacco fatto in casa, vabbè dai, ci fosse qualcuno che vuole fumare.
Concime. Possiamo utilizzare per concime per coltivare erbe o verdure nell'orto, come esca bene. Orti non ne abbiamo per adesso. Vediamo. Che fortuna! Parti di varie armi diverse. Lame, canne, molle, otturatore. Ah, pensavo fossero armi, invece sono parti di armi. Prendiamole. Potrebbero sempre essere utili. Parti elettriche per ora non ce ne facciamo nulla, ci penseremo più tardi. E prendiamo questa roba qua. Direi che siamo a posto. Ancora del materiale. Ish. Vediamo qua cosa abbiamo invece. Come potete vedere, per chi conosce già questo gioco, è cambiato parecchio, perché subito era come posso dire, entravi, giocavi e facevi le tue giornate. Sì, se avessi tipo qualche pala, c'hai anche ragione, non posso farti scavare a mani nude. Bene, dovremmo farci una pala prima o poi. Non possiamo salire, ottimo. Cosa facciamo? Continuiamo? No, ci torniamo quando abbiamo la pala. Secondo giorno. Piacerebbe portarne così tanta tutte le notti. Come vedete, Pavel è soddisfatto. Su questo gioco conta anche il morale di un giocatore, cioè di un giocatore, di un personaggio. Ci ritroveremo anche a vedere delle cose abbastanza tristi in futuro. Dice Zlata, è stanca e ha fame. Vediamo se riusciamo a costruire un letto già. Giustamente ci serve del cibo. Ah, ci manca della legna. Terminiamo subito la giornata. Borbotta lo stomaco. Bisogna terminare la giornata e cercare assolutamente della legna e del cibo. Termina giorno. Allora, stanco, malata, malata, stanco, stanco, malata. Sono tutti stanchi. Bene, ottimo. Ma andiamo a rovistare di nuovo il nostro povero Pavle. Rovista. Facciamo far la guardia al nostro uomo di casa, Anton. Fai la guardia e lasciamo dormire Slata, sperando bene che non succeda qualcosa. Allora, vediamo la scuola bombardata. La scuola è stata bombardata varie volte. Purtroppo gli scantinati sono quasi completamente crollati, ma puoi recuperare legno e altri materiali da comuni di macerie. Portarsi una pala non sarebbe una cattiva idea. La pala non ce l'abbiamo ancora, però questo posto è perfetto per noi, perché ci serve del materiale da prendere. Possiamo andare. Cosa ci portiamo dietro? Nulla. Provistiamo. Perfetto, eccoci qua. Vediamo se c'è qualcuno. Sembra vuoto. No, sembra che ci sia qualcuno. Ok, legno. Cosa sarà? Cos'è? Un essere umano? No, no, è un sorcio. Perfetto, qui non c'è niente. Cominciamo bene. Qua cosa abbiamo? Anche qui non c'è nessuno, direi che possiamo perlustrare per bene. Andiamo prima di sopra. E perlustriamo qua. Solo spazzatura. Questo posto è poco succoso, direi. Andiamo di sopra e apriamo la porta. Ok, bene, ci sono le macerie che non potremo spostare a meno che non ci stiamo 6 anni. Bene, ho chiuso la porta. Torniamo di sotto, direi. Torniamo di sotto. Hanno cambiato anche la colonna sonora. Questa cosa mi dispiace parecchio perché preferivo di gran lunga quella che c'era prima. Bene, ragazzi, o ci facciamo una pala o ci attacchiamo a
a quello che sapete. Torniamo. Sì, direi che torniamo. Ah, un'altra nottata limitata. Non abbiamo portato molta roba. Qualcuno ha fatto irruzione. Sveta si sente molto meglio, dobbiamo tenerla sotto controllo. Meno male. Qualcuno ha cercato di derubarci, devono aver avuto pa più paura di noi, così ci hanno feriti appena. Un peccato che non avessimo armi. Sveta è stata ferita, ma gli aggressori non hanno rubato niente. Le guardie stanno facendo un buon lavoro. Ok, Pavlo è molto stanco. Facciamo alzare Sveta e mandiamo a nanna Pavle, anche perché ci sta crollando. Non tu. Ok, vai a dormire, Pavle. E adesso dobbiamo fare un'ultimissima notte alla veloce. Pavle lo lasceremo dormire a letto. A far la guardia lasceremo la nostra Slata e a rovistare. No, no, direi che lascio a far la guardia Anton e faremo rovistare Slata. Piccolo caseggiato. Dai, andiamo nel piccolo caseggiato, sperando di trovare cibo e materiale. L'ho visto. Ok. Niente, ragazzi, adesso se non ci si fa una pala è impossibile. Ok, però di sopra ci si può passare. Cerchiamo qua. Questa che roba è? Componi? Ok, sono bossoli. Componenti usati per... Oh, siamo tornati alla vecchia colonna sonora, allora qualcosa l'hanno lasciato. Oh! Sono entrato troppo... Ok, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Corri all'uscita, via, 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 via. Me ne vado. Me ne vado. Col cazzo che me ne vado. Stavolta sarò più prudente. Sono stato stupido, molto stupido. Saliamo piano piano senza che ci veda. Ok. Ci deve essere qualcun altro. È pieno di gente qua. Ok, sembra che il nostro amico se ne sia andato. Entriamo da quel frigo. Sì, cibo. Molto cibo, mi sa. No, niente cibo, sembrava ci fosse del cibo, guardiamo nel frigo. Direi che stavolta ci accontenteremo del cibo e andiamo via senza rischiare nulla. Ottimissimo, ottimo, ottimo. Bene, questo cibo è una manna per noi. Prendiamo anche lo zucchero da scambiare, acqua e via via discorrendo. Questo che cos'è? Liquore, benissimo, vale tantissimo per gli scambi. Sì, esatto, gli scambi. Verrà fra qualche tempo un tizio che vorrà scambiare con noi. E noi vedremo cosa offrirgli. Andiamo via, basta. Andiamo via, senza rischiare. Abbiamo preso già abbastanza cibo e non voglio che muoia nessuno. Bene.
Siamo al quarto giorno, siamo riusciti a trovare un gran bottino, come dice la nostra Slata. E niente, adesso cercheremo di sfamare. Ah, forse ci... Aspettate. Svete pallide e tossisce in continuazione. Sembra malata gravemente. Anton sembra stanco morto, forse ci aspettiamo troppo da lui. Niente, non sono riuscito a trovare del materiale per far dormire a letto. Però possiamo. Ok, prima mangia però. Gravemente malata, leggermente ferita e triste. Ho gestito forse male questa situazione. Non lo, diciamo che la potevo gestire in un modo migliore. Vediamo come sta Pavle. Ha molta fame. Pavle, giustamente, come vi ho detto prima, sta peggiorando col morale. E se un personaggio peggiora col morale, inizia a collaborare di meno. Cominciamo a farlo mangiare. C'è qualcuno alla porta, potrebbe essere la nostra salvezza. Aiuto, c'è qualcuno, ho bisogno di aiuto. No, non facciamoci andare Sveta, poverina. Allora, andiamoci Pavle. Beh sì, ho un momento. Dimmi tutto. Siete prima ad aprirmi la porta, grazie mille. Veloci, un cecchino ha sparato a mio fratello. Vi prego, aiutatemi a portarlo a casa, altrimenti morirà. Non c'è tempo da perdere. Non siamo in una bella situazione. Mandiamoci Slata, dai. Non possiamo non aiutarlo. Mi sentirei troppo male con me stesso. Ok, dai. Che non mi ricordo come fare i medicinali, cazzarola, non me lo ricordo. È abbastanza frustrante come cosa. Vediamo se riusciamo a fabbricare qualche medicinale. Direi che qua non lo fabbrichiamo il medicinale dal momento che... Bene, in questa situazione di merda, io direi che posso terminare qui il primo gameplay di questo bellissimo gioco, a mio avviso. Vedremo le prossime giornate e i prossimi gameplay come andrà avanti la nostra storia. Un salutone da Angeron, siamo sul canale dei due tra i tanti e al prossimo video. Ciao!